Ciao a tutti ragazzi, qui ZW Jackson e bentornati finalmente sul mio canale. Allora, vi devo dire due o tre cosette per iniziare perché come avete potuto vedere non ho caricato dei video, cioè recentemente, perché ero in vacanza, comunque per Pasqua. Sono andato in Toscana con la mia ragazza, ve l'avevo anche fatto sapere, vi avevo chiesto se mi sarebbe potuto piacere un fact time, però nessuno mi ha detto nulla, quindi ragazzi balza e non lo so, fatemelo sapere, perché comunque io ho voglia di portare un fact time per parlare un po' così con voi. Comunque allora, spero che si possa vedere, che cioè spero di potermi vedere meglio, perché finalmente ho cambiato l'illuminazione della stanza e appunto si dovrebbe vedere meglio. E niente, oggi siamo qua con la carriera con il Portogallo. E ragazzi, però devo fare i miei classici saluti prima. Allora, saluto Alessio, FCC05, Reflex Gaming, Davide Rigoli, The Flash 2004, Matti, Matt, Max, Damiano Auditore, Paranoix YouTube, Server, AXZ, Salvatore Moltese, Simone Muligheddu, The Bomber, Manuel Soccer, Christian Shanna, Alessandro Enardu e Francesco Citrolo. Bene ragazzi, è da tantissimo che non gioco a FIFA, appunto perché ero via e ovviamente non è che mi porto la PlayStation dietro. Comunque quindi proviamo un attimo questa rosa del Portogallo, che se non erro è un'amichevole internazionale, quindi questo episodio non durerà neanche troppo, così cercherò di portarvi direttamente anche l'episodio che tutti aspettiamo, sia quello con la carriera del Palermo. Allora ragazzi, la formazione del mio Portogallo, però ragazzi, la voglio cambiare un attimino, perché uno è un amichevole e due sono tornati tanti giocatori che erano sfortunati. Ad esempio, guardate questo William Carvalho, che è un 85, io direi di provarlo subito, e lo proviamo tipo al posto di João Mario. Ok, poi vediamo, vorrei fare una formazione un attimino un po' sperimentale. Bene, ho fatto un po' questa formazione, comunque Contrao, Lopes, Carrico, poi attacco, vedete, ho cambiato un attimo la formazione, ho voluto mettere in titolare questo Silva, che nella mia carriera è stato comprato dal Real Madrid in coppia con Ronaldo, poi Dani e Silva come COC, che magari Silva è più un'ala, però vabbè, lo proviamo lo stesso. Quindi ragazzi, direi di andare a fare subito la partita contro l'Ungheria, è un amichevole, quindi ci sta un attimo per ritrovare comunque il controllo del joypad e per giocare meglio appunto nel prossimo episodio col Palermo. Eccoci qui ragazzi, Portogallo-Ungheria si giocherà da loro. È un amichevole ragazzi, ve lo sto ripetendo continuamente, questo perché vi voglio dire che uscirà un episodio breve, spero di non farlo sopra i 7-8 minuti, proprio perché è un episodio un attimino così per farvi sapere che ci sono, che non è che sono sparito, e appunto riuscire già domani a portarvi così la carriera con il Palermo. Qua intanto subito Bernardo Silva, che velocissimo entra in aria, attenzione, subito con William Carvalho, Mutinho, proviamo la bomba dalla distanza, il palo, la palla resta lì, Ronaldo, 1-0, ha fatto una bomba, proprio un tiro, un missile di João Mutinho dalla distanza, poi pallone che colpisce il palo e carambola sui piedi di CR7 che è da lì. È la cosa più facile di tutte, guardate, in scivolata. 1-0, subito CR7. Contrao, avanza, attenzione, facciamolo tirare, Contrao, il tiro di esterno. Para il portiere, però qua ragazzi sto rivalutando moltissimi giocatori. Danny, va via molto bene, Danny, la mette dentro, Silva, cosa si è sbagliato, cosa si è mangiato. Carvalho, William Carvalho, tutto, quanto è forte su William Carvalho. La mette, ha provato anche l'assist. William Carvalho adesso. William Carvalho entra anche in aria. Prova lui la botta mancina. Addirittura è riuscito ad andare anche al tiro. Proveremo la bomba con CR7 dai 29 metri. Non sarà facile, però CR vuole il gol. CR7! Andre Silva qua recupera un po' il suo pallone. Non la può sbagliare. Finalmente, ragazzi, riusciamo a far segnare Andre Silva. 2-0 Portogallo, quindi all'84esimo siamo riusciti a far gol ad Andre Silva. Guardate qua, errore della difesa ungherese, poi il campione portoghese che milita nel Real Madrid, ricordiamo ragazzi, solo 21 anni, mi sembra un po' comunque l'erede di Alvaro Morata, proprio per le stesse circostanze.
riusciamo appunto a fargli far gol così per la prima volta con la nazionale del suo paese, Portogallo. Ok, le amichevole internazionali servono per testare un po' la squadra, in questo caso noi abbiamo avuto buoni successi perché comunque siamo riusciti a far segnare André Silva, i giocatori quelli un attimino su cui puntavo di più mi hanno stupito tantissimo, soprattutto William Carvalho. Qua intanto vado a fare gli allenamenti con il Palermo. E ragazzi, io faccio un'altra formazione per provare ancora altri giocatori e noi ci vediamo sul campo. Eccoci sul campo ragazzi, estadio della Hearts, Irlanda-Portogallo. Vediamo ragazzi, ho fatto una formazione molto diversa da quella della scorsa partita. Ho cambiato soprattutto il modulo, è un 4-5-1 largo. André Silva per Nani adesso, grandissima questa azione. Nani può provare il tiro, la palla resta lì. Ronaldo è ormai famoso per questi tap-in, due partite, due tap-in vincenti. Al 27esimo comunque ragazzi andiamo già in vantaggio con una grandissima azione dei miei tre giocatori su cui punto di più, ossia Nani, André Silva e Ronaldo. Guardate, André Silva ha fatto la sponda per Nani che si è proprio allargato per il tiro a incrociare, pallone che è rimasto lì e il capitano Ronaldo fa ancora gol. Resta giù, qua c'è una buona punizione per noi. Attenzione Ronaldo, adesso è 22 metri. Ronaldo, Ronaldo! E che gol splendido! Che gol splendido, i calci di punizione così, li amo ragazzi. Non c'era nessuno ad accogliere l'assist, ancora adesso André Silva, bene per Semedo. Semedo ed André Silva si trovano bene, André Silva si trova bene con chiunque. Semedo, ancora per André Silva adesso. Vediamo cosa riusciamo a fare, André Silva qua il missile. Vai Semedo, mamma quanto è veloce. Semedigno anzi. Guardatelo, ne supera uno, entra in aria. Semedo, che cavolo, sta facendo gol lui? Il tiro rimpallato, ma quanto cavolo è forte, dannazione questo Semedo. Madonna, ancora Semedo. Oddio, si è schierato tutti. Ancora Semedo, attenzione. Dai, no, qua ma io schiacciavo il triangolo per il filtrante, per il passaggino, quello che avrebbe portato il tiro del nostro Eder. Però poi, boh, la PS4 a volte non schiaccia, non funziona. Comunque ragazzi, vinciamo così anche questa partita 2-0 con doppietta di Ronaldo. Due amichevoli vinte entrambi per 2-0. E ragazzi, io vi faccio i miei più sentiti auguri di buona Pasqua o buona Pasquetta, non lo so, anzi entrambi. E ci vediamo al prossimo episodio che sarà col Palermo. Quindi ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi e commentare. E non perdetevi l'episodio di domani. Ciao ragazzi!